Carlo Cerrato, oggi ad Ivrea per parlare e per presentare un tuo libro che peraltro è già uscito qualche mese fa, dedicato all'informazione, dedicato con l'occasione al G8 del 2001 e quindi a Genova e a questo incontro tra i grandi del mondo, quando tu avevi un ruolo all'interno della RAI di Genova perché eri caporedattore della struttura RAI. Sì, infatti suona un po' strano parlare oggi di questo evento di tanti anni fa, quando ci sono altri problemi che hanno preso il sopravvento, però credo che un aggancio resti, perché il libro era soprattutto una testimonianza riguardante il lavoro svolto da un certo gruppo di giornalisti, che erano poi i miei della redazione, e che svolsero un ruolo fondamentale soprattutto nella notte della Diaz, perché la notte della Diaz fu svelata immediatamente, perché andarono in onda tantissime immagini nella notte che erano prodotte dalle mie troupe che erano sul posto. Quindi questo è il nucleo centrale. Poi raccogliendo queste testimonianze che hanno dato corpo a questo libro Mani Bianche Zona Rossa, io ho cercato di inquadrare quell'evento in un percorso che era un percorso delle manifestazioni e dei movimenti di protesta per sollevare il problema dell'ambiente, dell'ecologia, della globalizzazione che così com'era non andava, e poi vederlo 20 anni dopo. Beh, l'anno scorso la situazione era una, parlavamo della ripresa degli movimenti sull'ambiente, di Greta, eccetera, e poi siamo arrivati al 24 di febbraio di quest'anno, quando gli scenari sono cambiati totalmente, però il problema dell'informazione resta. L'informazione, il nostro mondo è cambiato in alcuni momenti in maniera molto, molto accelerata. L'inizio della guerra del Golfo ha segnato uno spartiacque. La Diaz, quindi Genova, quindi il G8, quella notte lì ha segnato un altro momento, diciamo nell'immediatezza dell'informazione. Intanto ha impedito che quella notte sulla quale ci sono voluti 20 anni per far emergere chiarezza e responsabilità, è stato fondamentale l'immediatezza della circolazione di immagini e di informazioni. Ma hai citato la guerra del Golfo. Ecco, nel libro io parto ancora da 4 anni prima, dal 99, dal popolo di Seattle, dai primi eventi che portarono alla ribalta attraverso le proteste un certo problema, mettendolo in relazione anche con i grandi cambiamenti della nostra professione e delle tecnologie, perché il movimento di Seattle è stato il primo evento che ha visto la mobilitazione di giovani e di partecipanti, eccetera, attraverso l'uso di telefonini. E questa è storia. La polizia di Seattle fu spiazzata dai movimenti improvvisi dei manifestanti che erano strategicamente diretti attraverso i telefonini. Pensiamo che nel 99 non c'erano ancora gli iPhone, non c'erano i social e le telecamerine non erano in grado di trasmettere, quindi è proprio una preistoria. Poi sono passati 20 anni, oggi 23 anni, oggi assistiamo a una guerra come non abbiamo mai assistito. Perché Mani Bianche Zona Rossa? Perché le mani bianche... nella mente le mani bianche. La zona rossa invece è l'idea della città che, per paura di scontri eccetera, era stata totalmente chiusa da delle grate alte almeno 4 metri, quindi tutti i vicoli erano stati isolati per rendere inaccessibile anche alla popolazione tutta la zona attorno dei vicoli eccetera, attorno al Palazzo Ducale, dove dovevano svolgersi le riunioni.